Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia del Sulci Iglesiente TV. L'assessore regionale degli enti locali, Cristiano Enrio, ha partecipato ieri mattina all'incontro con i sindaci del Sulci Iglesiente sugli scenari delineati dalla legge numero 2 del 2016 che individua le nuove articolazioni amministrative e territoriali, incontro svoltosi nella sala polifunzionale del comune di Carbonia su iniziativa dei sindaci di Carbonia Giuseppe Casti e di Iglesias Emilio Gariazzo. La Regione non lascia soli i comuni nel percorso verso i nuovi assetti legati al superamento del sistema delle province, ha sottolineato Cristiano Enrio. La Giunta regionale mette a disposizione dei comuni risorse finanziarie e figure qualificate in questa delicata fase di costruzione di nuovi assetti. Sono anche previsti strumenti di perequazione per le realtà più svantaggiate. È un percorso graduale in cui la Regione è pronta a sostenere i singoli territori che comunque sono chiamati a compiere scelte fondamentali per il loro futuro. Si lavora alla costruzione di un'area urbana unica di tutti, comprendente tutti i comuni dell'ex provincia di Carbonia Iglesias. Questo per cercare di sfruttare al meglio quelli che sono i vantaggi offerti dalla nuova legge in termini di sostegno anche economico per la gestione dei servizi. L'assessore degli enti locali, davanti agli amministratori presenti, ha ribadito il valore strategico delle unioni dei comuni che rappresentano il cuore della riforma e che devono essere il più possibile forti e strutturate e rispecchiare un ambito ampio per fare fronte in modo efficace ai nuovi compiti, come già sottolineato, e quindi alle nuove responsabilità. Le divisioni e l'eccessiva frammentazione possono costituire uno svantaggio per i territori e un ostacolo a una gestione associata delle funzioni e al processo virtuoso di collaborazione intercomunale. Una dimensione adeguata invece può aiutare a risolvere i problemi. Sentiamo adesso il lungo intervento di Cristiano Enrio al termine della riunione svoltasi a Carbonia in risposta a chiarimento dei quesiti posti dagli amministratori presenti. Voi sapete che i comuni, lo sapete bene, voi sindaci, che i comuni hanno tuttora un limite dato a funzionare dato dal blocco dell'opera. Cioè possono assumere una persona ogni 4 che vanno in pensione, limite del 25%. Riunione dei comuni questo non ce l'hanno. In riunione dei comuni ogni persona che va in pensione può essere sostituita. Cosa significa questo? Che se vi sono all'interno degli organici comunali persone che vanno in pensione in quiescenza nel corso del 2016, se queste persone vengono con la definizione della pianta organica dell'Unione trasferite in dotazione organica dell'Unione, che poi operino io o operino all'interno di staccate all'interno del comune, questo poco cambia, l'anno successivo l'Unione potrà riassumere quella persona che va in quiescenza, sostituirla, il comune non potrebbe farlo. Cioè questo sistema, diciamo, è stato immaginato a livello, livello statale, a livello governativo, per spingere il comune a utilizzare di più l'Unione e quindi in qualche misura favorire i processi di aggregazione. Prima cosa. Seconda cosa, la Regione delegava le province, e quindi per l'esercizio di funzioni non fondamentali delle province, e per l'esercizio di queste attività alle province stesse dava una quota di risorse, di fondo unico essenzialmente, erano le leggi, le vecchie leggi di settore. Se queste funzioni sono gestite dalle unioni, quelle risorse che prendevano le province le prendono le unioni. Chiaro? E il personale segue la funzione, così come le risorse seguono la funzione. Questo deve essere naturalmente frutto di una scelta che l'Unione fa sulla base della dimensione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base della pianta organica che verrà messa a punto, che consentirà di superare i problemi, in parte dei problemi, delle difficoltà che sono state precurate dal sindaco di Santa Maria prima. Ancora una volta, più l'unione è grossa e adeguata, più spazi ci sono perché queste funzioni vengono gestite in modo adeguato. Una unione dei comuni di piccole dimensioni è impossibile che riesca a gestire tutte le funzioni.
Pensate che ci sono più di comuni che hanno 5.000 abitanti, 7.000 abitanti, e non riusciranno mai, se non si metteranno in un'ottica, diciamo, dimensionale più vasta e più ampia. Questo è il primo ragionamento, la prima riflessione. La seconda riguarda invece l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province. Quali sono le funzioni fondamentali delle province? Edilizia scolastica, ambiente e strade, essenzialmente. La legge del Rio e l'interpretazione del raccordo costituzionale dice che la scelta delle individuazioni delle funzioni fondamentali dei enti locali è una scelta dello Stato e non delle regioni, neanche delle regioni speciali. Cioè, la regione Sardegna, che è una regione a statuto speciale, non potrebbe dire di Sardegna le funzioni fondamentali delle province le esercitiamo noi o le esercitano gli enti locali o le unioni dei comuni. Questo non si può fare, perché lo Stato che dice che quelle funzioni fondamentali devono essere esercitate dalle province in questo caso. In questo caso dico fino a quando non ci sarà la riforma costituzionale. Noi sappiamo che il disegno di legge costituzionale Renzi Boschi, cioè quello che modifica la Costituzione, elimina le province, dice una cosa molto importante che vi invito a riflettere. Dice questo: le funzioni fondamentali che erano delle province verranno esercitate dagli enti con funzioni di area vasta, e questi enti con funzioni di area vasta non saranno enti locali costituzionalmente e quindi, diciamo, di valore costituzionale, ma saranno enti locali che ciascuna regione individuerà. Quali saranno questi enti locali? Quindi, diciamo, non avranno copertura costituzionale, ma avranno una copertura di legge ordinaria. In questo caso la regione Sardegna, la regione a statuto speciale, potrà disciplinare e regolamentare queste funzioni e l'ambito territoriale strategico, quindi rimando agli articoli 5 e 6 della legge, quell'ambito territoriale strategico all'interno del quale dovrà essere individuata, diciamo, la dimensione ottimale per l'esercizio anche delle funzioni fondamentali. Quindi che cosa ne deriva? Ne deriva che, punto 1, l'unione dei comuni è un ambito ottimale che potrebbe anche condizionale per un fatto molto preciso, potrebbe anche esercitare in futuro le funzioni di area vasta, cioè le funzioni fondamentali che erano delle province, se hanno una dimensione adeguata sulla base delle risorse che lo Stato metterà anche in campo per gestire tutte le funzioni fondamentali, scuole, strade e ambiente. Okay. Noi questo adesso non lo sappiamo. Sappiamo che lo Stato sta lavorando per una riduzione degli enti di area vasta, cioè delle province. Questo lo vediamo tutti i giorni, perché sapete, le camere di commercio erano in 4, ne stanno facendo 2, le sovrintendenze erano 4 per provincia, adesso stanno diventando 2. Tutto va nella direzione di un'autorità portuale, tutto va nella direzione della semplificazione. Se lo Stato dovesse dire le funzioni fondamentali io perché le finanzio, a patto che tu rispetti il criterio, il principio per cui ti devo dire io quale deve essere l'ambito territoriale strategico ottimale, siamo costretti a considerare quel livello lì per l'esercizio di quelle funzioni. Quindi, rispondendo alla domanda di Marco Pilas, se l'unione dei comuni non dovesse essere considerato ambito territoriale strategico e quindi anche ottimale per l'esercizio di quelle funzioni fondamentali che erano nelle province, ambiente, strade, scuole, si dovrà ragionare, diciamo, forse in un ambito più ampio, forse col miglio capitale, non lo so, ecco, questo è un ragionamento che dovrà essere fatto. È un problema di tipo economico, di efficienza, di risorse e di personale che saranno chiamate a gestire queste funzioni qua. Nelle
provincia del Sud Sardegna che esisterà fino a quando che sarà l'unico soggetto giuridico da cui dipenderanno le molto ampio, come sappiamo, da cui dipenderanno le persone, le risorse umane e da cui dipenderanno le risorse finanziarie necessarie per poter svolgere quelle funzioni fondamentali, nelle cuore del loro superamento. Può anche darsi che si vada in una direzione invece che ci consenta di considerare economico l'ambito strategico coincidente con l'ambito primario di ognuno dei comuni, cioè la provincia del Sud, e tutto rimane dentro, però in questo momento noi non possiamo sapere, perché ci mancano troppi elementi, ci sono troppe condizioni che sospensive che non possiamo sapere se andranno a buon fine, ma però per le funzioni strategiche sì, in questo momento siamo certi che non possono essere gestiti dall'Unione dei Comuni, questo è certo, però su tutto il resto l'Unione dei Comuni può cominciare a operare dal giorno successivo. Poi sulle preoccupazioni di Gianfranco, l'articolo 10 sull'ordinamento dell'Unione dei Comuni dice: l'Unione deve farsi uno statuto e dei regolamenti. Statuto e regolamenti disciplinano, leggo testualmente il comma 7, la successione delle funzioni, dei beni mobili e immobili, dei rapporti e procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni. Io so, perché conosco le situazioni delle difficoltà che ci sono all'interno delle unioni sul svolgimento di determinate funzioni, il servizio del raccolto e smaltimento dei rifiuti. So che ci sono però anche grandi opportunità, il GAL per esempio, il GAL da quest'anno, da questo ciclo di programmazione, Tolmezza, Domus Nova, Scuseri, la Massaggia entrano all'interno dei territori, quindi diciamo quella è un'agenzia di sviluppo del territorio, di supporto dell'Unione dei Comuni. Anche questo, già il fatto di avere due distinte Unioni dei Comuni creerebbe problemi di governo di queste politiche rurali, che in questo modo sono semplicemente un ambito operativo gestionale di un unico soggetto giuridico, di un unico interlocutore locale che è l'Unione dei Comuni, che ha uno strumento in più per governare determinate politiche. Lo stesso discorso si dovrà fare per la riforma della rete di servizi di welfare locale, dei servizi sociosanitari di territorio. Adesso ci sono due distretti. La legge numero 2 dice che nella riorganizzazione della rete sanitaria la gestione dovrà essere ricondotta alla riforma degli enti locali. Quindi presumibilmente anche lì ci sarà la necessità di rivedere un po' l'organizzazione dei servizi e di ripensare in modo tale che ci sia una regia ricondotta all'interno di un unico strumento che ancora una volta è l'Unione dei Comuni. La programmazione territoriale verrà fatta dalla Regione con un... E parliamo adesso di Città Metropolitana, il dibattito è aperto a Cagliari, anche qui si parla di riforma degli enti locali, la nascita della Città Metropolitana è un tema che coinvolge anche altri comuni, oltre ai 17 che già costituiscono il nuovo ente. È una legge per consentire ai comuni confinanti di farne parte, è stata illustrata ieri mattina nella sala stampa del Consiglio regionale dal coordinatore e consigliere regionale dei riformatori sardi Michele Cossa. L'esponente della minoranza consiliare, insieme con i sindaci di San Sperate Enrico Collu e di Burcei Giovanna Zuncheddu e con il consigliere del comune di Ussana Pinuccio Pilas, ha ricordato come nella prima stesura del disegno di legge sulla riforma degli enti locali fosse prevista l'adesione facoltativa dei comuni confinanti alla Città Metropolitana e quanto il venir meno di tale eventualità derivante dall'approvazione della legge numero 2 del 4 febbraio scorso abbia comportato una ingiustificata e arbitraria esclusione
di una serie di comuni, San Sperate, Monastir, Burcei, Ussana, Serdiana, Doglianova e Soleminis, che vantano significative relazioni economiche e sociali con il capoluogo della Sardegna. In particolare Michele Cossa ha insistito sul caso del comune di Burcei, che nel corso degli anni ha condiviso una serie di servizi municipali con Sinnai e Maracalagonis, entrambi inseriti in legge tra i 17 comuni metropolitani, e che in virtù della norma varata dal Consiglio regionale il 4 febbraio si trova costretta a dover far parte dell'Unione dei Comuni del Gerrei o del Sarrabus, i cui comuni distano minimo 40 km e dove in alcuni casi i collegamenti stradali sono del tutto assenti. La proposta di legge dei consiglieri dei riformatori si compone di 3 articoli e prevede l'articolo 2 dell'articolo 17 della legge 4 febbraio 2016 numero 2, l'inserimento dell'articolo 2 bis, che stabilisce che i comuni confinanti con quelli della città metropolitana di Cagliari possano esercitare l'iniziativa di farne parte con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza di 2/3 dei componenti. Auspichiamo, ha concluso Michele Cossa, la rapida approvazione in Consiglio regionale delle modifiche proposte, così da consentire ai comuni interessati di poter far parte della città metropolitana di Cagliari in tempi utili per partecipare alle elezioni del Consiglio metropolitano, che seguiranno quelle ormai imminenti e che si terranno entro il mese in corso. Oggi è previsto un incontro, parliamo adesso di lavoro, tra il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e le organizzazioni sindacali sulla vertenza Alcoa. Giovedì, inoltre, ci sarà un nuovo incontro tra la Glencore, la multinazionale svizzera che si è resa disponibile all'acquisizione dello stabilimento di Portovesme. Con queste nuove tappe i lavoratori e le organizzazioni sindacali sperano che si possa finalmente sbloccare una lunga vertenza che vede impegnate centinaia di lavoratori e che rappresenta uno dei punti fondamentali del progetto di rilancio socio-economico del Sulcis Iglesiente. Le parti stanno lavorando per definire la partita energetica, che è il nodo cruciale appunto della vertenza, con il riconoscimento al nuovo acquirente, appunto la Glencore, di un accordo bilaterale di lungo termine che porterebbe il costo energetico ad essere tra i più competitivi d'Europa. Il costo dell'energia è una base imprescindibile per il superamento dell'emergenza e quindi per mandare a buon fine la trattativa in corso. Circa 100 persone hanno partecipato al sopralluogo organizzato da SEL al parco di Tuvigeddu, accompagnate dall'archeologo Alfonso Stiglitz e dall'assessore comunale all'urbanistica del Comune di Cagliari, Paolo Frau. È stata l'occasione per apprezzare le potenzialità del sito e per presentare le novità che nel prossimo futuro interesseranno l'area. La parte fruibile del parco raddoppierà entro fine anno, è stato l'annuncio dell'assessore Frau. Grazie a fondi comunali verranno messe in sicurezza le passerelle e verrà resa accessibile l'area con le tombe meglio conservate. Aumenteremo inoltre le piante nell'area. Quella per la tutela di Tuvigeddu è una nostra battaglia storica, ha detto Matteo Massa, coordinatore del circolo SEL Sergio Azzeni. Se fosse stato per altri, anche tra coloro che oggi si propongono come novità, ma allora erano organici al centrodestra locale nazionale, dopo il poeto grigio avremmo avuto anche la necropoli di cemento più grande del mondo. Per Francesca Ghirra, questa passeggiata, come quelle che organizzeremo nelle prossime settimane, ha detto, ha lo scopo di mostrare lo straordinario lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione. La necropoli di Tuvigeddu, dopo oltre un decennio, è ora visitabile tutti i giorni e dopo il boom della giornata del FAI e l'edizione dei monumenti aperti del 2014, momento da cui il parco è stato definitivamente aperto, continua a suscitare tanto interesse e curiosità. Siamo orgogliosi di aver restituito alla città un sito archeologico così importante. Al termine del sopralluogo, l'architetto Isabella Quartu ha raccontato come nel futuro del parco ci sarà anche l'innovazione tecnologica con una piattaforma digitale che permetterà di spostarsi virtualmente in 3D sull'area archeologica. Sollecitato dalle domande dei cittadini, l'assessore ha concluso sostenendo che i tempi per la conclusione dei lavori sono stimati in 120 giorni. Il Comune crede fortemente in questo progetto e intende proseguire la strada della valorizzazione di una necropoli unica al mondo. Contiamo di avere entro l'anno un parco di estensione doppia rispetto a quella attuale.
Per garantire il regime dei collegamenti tra Sardegna e Corsica abbiamo individuato un cronoprogramma che in tempi brevi stabilisca i percorsi necessari da sottoporre ad approvazione comunitaria. E quanto dice l'assessore dei trasporti Massimo Deiana, che ieri, accompagnato dal direttore generale della struttura Gabriella Massidda, ha partecipato a Parigi ad un incontro con i rappresentanti del governo francese e corso alla MOT, Mission Opérationnelle Transfrontalière, organismo istituzionale che si occupa di facilitare i rapporti transfrontalieri. Sino ad oggi le tratte tra le due isole erano gestite dalla Saremar attraverso un contratto di servizio, la competenza in materia trattandosi di traffico internazionale e dello Stato riguarda sia a Roma sia a Parigi, ha aggiunto Deiana. Tuttavia la Regione ha già da tempo aperto un confronto con la Corsica per accelerare il più possibile i tempi della stesura del nuovo bando, che naturalmente dovrà tenere conto del mutato scenario dopo l'uscita di scena della compagnia marittima sarda. Dal 1 aprile le rotte via mare tra Sardegna e Corsica saranno assicurate da operatori in libero mercato, ma nella riunione di ieri abbiamo convenuto che è necessario stabilizzare quanto prima collegamenti così importanti per entrambe le destinazioni, per i flussi sia commerciali sia turistici, attraverso l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, e questa è la conclusione di Massimo Deiana. Voli speciali per trasferire i bambini negli ospedali della penisola. Solo nell'ultima settimana si sono registrati due casi con i viaggi della Speranza verso Torino, una situazione prodotta dalla mancanza in tutta la Sardegna di un polo pediatrico per le emergenze. Il consigliere regionale Edoardo Tocco, del gruppo di Forza Italia Sardegna, lamenta il vuoto nella sanità isolana e una carenza assurda nell'ambito delle prestazioni sanitarie nella nostra isola, ha evidenziato Edoardo Tocco, componente della commissione riguardante i problemi della sanità. Sin dalla prossima riunione del Parlamentino chiederò un intervento urgente dell'assessore per porre rimedio a questa mancanza che sottrae alla Sardegna un polo pediatrico per le urgenze e per la rianimazione dei bambini. Il patrimonio culturale, paesaggistico e archeologico della città di Carbonia sarà ospite all'edizione 2016 della Fiera Internazionale del Turismo, in programma dal 9 al 13 marzo a Berlino. Il Comune di Carbonia ha aderito infatti alla proposta presentata dal Consorzio Turistico L'Altra Sardegna, di cui è membro, per partecipare alla Fiera ITB Berlin 2016 con il proprio materiale all'interno dello stand della Regione Autonoma della Sardegna. Sarà messo a disposizione di turisti e operatori del settore diverso materiale informativo e in particolar modo sarà promosso il Virtual Tour della città di Carbonia. Il Virtual Tour, consultabile da qualsiasi parte del mondo dalla colonna a sinistra della homepage del sito www.comunedicarbonia.ci.it, permette la visita della città di Carbonia, dei suoi musei e di una parte significativa del suo patrimonio di archeologia classica e industriale, attraverso fotografie panoramiche interattive in alta definizione che consentono di spostare la visuale a 360 gradi e di scegliere il proprio percorso tra diverse possibili opzioni, muovendosi liberamente all'interno degli ambienti visitati. Ambienti come il Museo Archeologico Villa Sulcis, il Parco Archeologico di Montesirai, il Parco Urbano Sagrutta di Canas di Sotto, la Grande Miniera di Serbariu, dove si trovano il Museo del Carbone, il Museo Paleontologico Ea Martel, il Nuraghe Sirai, la Piazza Roma e il Parco Rosmarino diventano virtualmente osservabili in tutte le loro caratteristiche, mentre l'integrazione dei vari ambienti ricrea online la visita virtuale completa. L'assessore regionale degli affari generali Gianmario De Muro ha partecipato sabato scorso alla quarta edizione dell'Open Data Day 2016 a Cagliari, al Lazzaretto di Sant'Elia. Gli Open Data, ha detto De Muro, rappresentano una grande opportunità di crescita sociale ed economica e un ambito su cui scommettere per trovare nel futuro immediato nuovi spazi per tanti giovani alla ricerca di un lavoro. Le parole di De Muro erano rivolte agli oltre 100 studenti degli istituti superiori Giù a Escano di Cagliari, impegnati nell'arco della mattinata in una hackathon sotto la guida di un gruppo di esperti informatici. Per le nuove generazioni il sistema degli open data deve essere una sfida da affrontare con grande curiosità. Bisogna soprattutto comprendere le straordinarie potenzialità legate ad un uso corretto di tutte le informazioni che possono riguardare aspetti di grande rilievo, ha detto De Muro, come lo sviluppo economico, le condizioni ambientali, l'utilizzo delle risorse pubbliche.
Secondo un recente studio della Commissione europea, nei prossimi 5 anni nel vecchio continente il mercato dei dati aperti potrebbe creare un giro di affari di 325 miliardi. Agea ha reso disponibile sul portale SIAN le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli. Ne dà comunicazione l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo con una delle seguenti modalità: online come utente qualificato, tramite il CAA sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni. L'Assessorato regionale della Sanità ha pubblicato gli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria relativi al primo e al secondo semestre 2012. Possono concorrere al conferimento degli incarichi i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria in possesso dei requisiti alla data del 31 ottobre 2012, i medici inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per il 2012, i quali non risultino titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria. I medici interessati dovranno trasmettere le domande per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato entro il 18 marzo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla ASL 8 di Cagliari, via Pier della Francesca, numero 1-09047 Selargius Cagliari. È in programma domenica 13 marzo la quinta festa degli innesti a Masainas. Ritorna la primavera, quindi la festa degli innesti, festa di rinascita per risvegliare la memoria collettiva, apprendere l'arte dell'innesto, legarci alla terra in una relazione intima con le piante, far crescere e diffondere vecchie varietà di frutti nei nostri orti, nei nostri giardini, nelle nostre campagne, favorire la creazione di una rete locale di custodi della biodiversità arborea. La festa si propone di focalizzare l'attenzione dei partecipanti sull'urgenza di riiniziare a diffondere sul territorio attraverso la pratica dell'innesto le antiche varietà a rischio di estinzione. A tal scopo si apprenderanno le tecniche di base e si procederà con l'innesto di alcune marze che sono state identificate dal Comitato come facenti parte del patrimonio varietale locale. Il Comune di Porto Scuso, in collaborazione con l'Associazione Socioculturale Tutto Cambia, organizza per sabato 12 marzo alle 18 presso la Sala Alcoa della Biblioteca Comunale un confronto dentro e fuori dalle scuole su anime ferite e parole non dette. Si parlerà di bullismo. Durante il convegno sarà proiettato il cortometraggio Io Bullo. Interverranno il dottor Giorgio Alimonda, sindaco del Comune di Porto Scuso, la dottoressa Marta Cappai, psicologa e psicoterapeuta, Cristian Castangio, regista, chi vi parla in questo momento, giornalista e direttore della provincia del Sulcis Lesiente, Enrica Ena, attrice e insegnante, la dottoressa Alessandra Masala, operatore sociale del Comune di Porto Scuso, la dottoressa Maria Cristina Piso, anche lei operatore sociale del Comune di Porto Scuso, la dottoressa Tonina Buggioni, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Angius Pais, il dottor Alessio Santus, medico chirurgo e assessore ai servizi sociali del Comune di Porto Scuso, la dottoressa Lucia Sireus, assistente sociale del Comune di Porto Scuso, la professoressa Valentina Zini, docente della Scuola Elementare di Primo Grado di Porto Scuso, e infine i lavori saranno moderati dalla dottoressa Orietta Mura, che è delegata alla cultura del Comune di Porto Scuso. Il Centro Hauser di San Giovanni Suergio organizza per oggi 8 marzo alle 17 la commemorazione della Prima Guerra Mondiale 1915-1918, la Grande Guerra delle Donne, al Centro Hauser di San Giovanni Suergio. E la relatrice sarà la professoressa Agnese Caddeo. I lavori saranno coordinati da Rosalba Farci. Interverrà Franca Cherchi, presidente dell'Hauser Sardegna. Seguiranno interventi dei presenti in sala con intermezzo musicale con Carola Cambarau alla voce e Daniele Locci alla tastiera. L'Assessorato del Lavoro ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al programma CRIS, finalizzato a individuare gli organismi per l'erogazione dei servizi previsti dal contratto di ricollocazione in Sardegna e fornire agli utenti che aderiscono al programma le opportunità e il supporto necessari per promuovere e realizzare il loro inserimento lavorativo. Il contratto di ricollocazione CRIS ha la funzione di sostenere e accompagnare il lavoratore
favorendone il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso la predisposizione di un servizio personalizzato da parte degli operatori pubblici e privati accreditati nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Domenica 13 marzo alle 18 al Teatro Centrale di Piazza Roma Carbonia ospiterà il quarto dei 6 appuntamenti con la rassegna cinematografica L'Italia che non si vede, edizione 2016. La rassegna è organizzata dal Centro Servizi Culturali Carboni Iglesias della Società Umanitaria e dal Circolo Arci Ucca, la Gabbianella Fortunata, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Il quarto appuntamento della rassegna è con il film Vergine Giurata di Laura Bispuri. Prossimi film in programma della rassegna, sempre al centrale, sono per giovedì 17 marzo alle 21, Memoria in viaggio verso Auschwitz di Danilo Monte e domenica 20 marzo alle 18, Arianna di Carlo Lavagna. Chiudiamo con una notizia di sport, parliamo di basket e dei problemi della Dinamo che in questa stagione, affrontata con lo scudetto al petto, sta incontrando difficoltà superiori al previsto. Il general manager Federico Pasquini guiderà la squadra bianco-blu nei prossimi 2 mesi al posto del dimissionario coach Marco Calvani. Lo ha annunciato ieri mattina il presidente della società sassarese Stefano Sardara nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme al coach dimissionario. Arrivo da un incontro con la squadra e credo che il modo più esauriente per farvi capire la situazione sia riferirvi le cose che ho detto al gruppo, ha detto Sardara ai giornalisti. All'inizio stagione, dopo 3 mesi, durante la conferenza stampa nel post partita di Bologna, guarda caso proprio la partita d'andata con lo stesso avversario affrontato domenica, il coach dello scudetto Meo e del triplete, Meo Sacchetti, ha dichiarato, ha aggiunto Sardara, o questa squadra non va bene per me o io non sono l'allenatore per loro. Dopo 3 mesi accade la stessa identica cosa con il coach Marco Calvani. A questo punto mi pare chiaro, ha aggiunto il presidente, che il problema non siano gli allenatori, ma la squadra. Non credo sia un problema di quadratura tecnica o tattica, bensì culturale o di attributi. Quando si parla di gare in cui si va avanti punto a punto posso capire, ma ieri eravamo sopra di 11 punti. Il crollo visto nella partita con Bologna non è il primo né una novità. Noi arriviamo da settimane di allenamenti perfetti e ci squagliamo durante le partite. Questa è una dinamica che abbiamo vissuto la prima volta a Milano, dove siamo arrivati in fiducia al termine forse della miglior settimana di allenamenti degli ultimi 5 anni. Nonostante questo ci siamo sciolti perdendo pesantemente. Crediamo sia necessario lavorare sull'aspetto psicologico con un gruppo dalla tenuta mentale e ballerina. Le strade da percorrere erano 3, ha sottolineato ancora Sardara. Proseguire con un allenatore come Marco Calvani, tecnico che ha portato una grande qualità del lavoro all'interno della società, oppure cercare un nuovo allenatore, o infine affidare la squadra ai 2 assistenti. 3 soluzioni che però non sono percorribili singolarmente. Per questo siamo arrivati alla quarta, affidare la squadra a Federico Pasquini per i prossimi 2 mesi. Ricordo a tutti, ha detto Sardara, che Pasquini ha un contratto come general manager fino al 2020. In questo momento è la persona giusta perché conosce l'ambiente, conosce singolarmente i giocatori, c'è da dire peraltro che Pasquini nella sua carriera ha allenato per diversi anni. Ci mettiamo tutti la faccia, ha aggiunto Sardara, e cerchiamo di raddrizzare una stagione nata storta. La prima cosa da fare è questa, è cercare di portare a casa il miglior risultato. Ringrazio Federico Pasquini per la disponibilità mostrata nel voler trovare una soluzione all'interno della società. Sento il dovere e il piacere di ringraziare anche Marco Calvani per quanto dato in questo periodo. Ritengo fosse l'allenatore ideale per approccio e tecnica del lavoro, purtroppo arrivato nel momento sbagliato a Sassari. Era l'ultima notizia di questa edizione del nostro giornale. Grazie per aver seguito. L'appuntamento alle prossime dalla provincia del Sulcis, Gaziantep TV.